Sì, se noi ci fermassimo soltanto a vedere un po' i titoli dei giornali o dei telegiornali, sembrerebbe che questo tema non esista, no? E anche nelle agende politiche sembra che questo non esista. Invece sappiamo che tocca come minimo 1.400.000 famiglie questo dramma, il che significa toccare 1.400.000 famiglie che non solo non riescono a progettare il loro futuro, ma vengono compromesse un po' la loro vita, quella di ogni giorno. E questo mi sembra che non possa, assieme al tema della droga e assieme ad altri temi veramente drammatici, non possono rimanere ai margini dell'agenda politica. Non possiamo noi continuare ad ignorare che c'è gente che vive di questi drammi. L'impegno della Chiesa è presente però. Grazie a Dio l'impegno della Chiesa è presente ed è anche capillare, è presente ed è capillare e ci piacerebbe che questo impegno della Chiesa venisse non solo riconosciuto perché non è quello l'importante, ma che venisse soprattutto accompagnato non creando altre pastoie burocratiche, ma aiutando perché i poveri non ci aspettano, la povertà non aspetta, la povertà ha bisogno di gente pronta, qualche volta intraprendente, a volte anche con un pizzico di incoscienza. Ma gli uomini e le donne che sono in difficoltà vanno aiutati.